sicuramente ricercata e sostenuta col turismo. Ovviamente va gestito e promosso e favorito in modo diverso da come è stato fatto fino adesso. Innanzitutto va anche favorita il turismo che c'è, sono tutti solo grandi alberghi in sostanza, per esempio. Un turismo un po' più popolare, che comunque è importante, potrebbe arricchire l'offerta, va intercettato. Per esempio non c'è un bed and breakfast a Como, non c'è la piazza per i camper, non c'è. Quindi diverse iniziative anche per mettere in rete, fare dei pacchetti di proposta turistica che valorizzino tutte le varie peculiarità della nostra città, dagli aspetti paesaggistici ma anche agli aspetti monumentali, il percorso storico, archeologico, il percorso medievale, il percorso di monumenti dell'architettura razionalista, quindi ci sono tante cose che potrebbero essere valorizzate molto di più. Detto questo, non credo che il turismo possa essere l'unica fonte di sostentamento della nostra città. Va implementato per coprire una parte del buco che ci ha lasciato la caduta del tessile, però non basta da solo a coprire questa domanda anche di lavoro che c'è. Per cui bisogna sicuramente anche sperimentare cose nuove. Io ho avuto l'ennesimo travaso di bile l'altro ieri quando ho visto sul giornale di Lecco che il Consiglio Comunale di Lecco, non più tardi di 3 giorni fa se non sbaglio, unanimemente ha approvato, quindi tutti d'accordo, una delibera che stabiliva un finanziamento di 1.300.000 euro per un progetto di innovazione tecnologica e ricerca in collaborazione col Politecnico e col CNR. Quindi, per dire, noi non abbiamo i soldi per mettere sulle lampadine. Lecco, che non è né Monaco di Baviera né Ginevra, riesce a mettere lì 1.300.000 euro per costruire una proposta di futuro per la città. Io credo che quell'ambito lì, quello della ricerca, dell'innovazione tecnologica, debba essere valorizzato molto anche qui. Secondo me qui c'è la possibilità, anche in collaborazione con l'università, di costruire qualcosa in quell'ambito. Ovviamente le stamperie credo che non ritorneranno qui, però in quell'ambito c'è la possibilità di creare qualcosa. Bisogna vedere di indirizzare le risorse in modo diverso, perché come dicevamo prima, i soldi adesso sono sempre meno, però forse se si amministra in modo un po' più oculato, ripeto, l'Eco è qui un passo da noi e non è sicuramente su Marte, per cui c'è anche la possibilità di sviluppare progetti, dando una prospettiva di futuro alla città. Quando si discuteva il progetto di Cosa, noi avevamo, che poi è andato come è andato, noi avevamo proposto che lì venisse localizzato anche per mantenere la memoria storica di un'area che aveva un certo significato per Como, di realizzare lì un polo, un motore di impresa, un centro tecnologico che poi, non fatto in Ticosa, è andato a Lomazzo. Voi sapete che a Lomazzo hanno fatto Como Next, che in un'area industriale dismessa, dove si sono localizzate tante imprese del terziario avanzato e così, per fare un centro di innovazione tecnologica. Questo è un esempio. Poi ovviamente bisogna costruire tutti insieme, ragionandoci, anche altre possibilità, altre proposte, però la possibilità di far qualcosa c'è di sicuro. Certo che se noi il turismo ce lo giochiamo distruggendo le bellezze che abbiamo, perché vabbè, ripeto, a partire dal lungolago e dalle paratie, ma anche le bellezze sono anche i fianchi della Convalle. E noi adesso, se siamo giù in Convalle, guardiamo verso Garzola e vediamo cosa è diventata Garzola, guardiamo verso Albate e vediamo cosa è diventato il Monte Goi. Cioè, in questi anni abbiamo venduto pezzo a pezzo
parti pregiate del territorio per portare a casa un po' di soldi per pagare i servizi, ma quelle lì sono risorse non rinnovabili, quella lì è una risorsa non rinnovabile, una volta che l'abbiamo venduta quelle parti di territorio non le recuperiamo più, per cui non si può sicuramente andare avanti a far fronte alle esigenze di bilancio vendendo il territorio, anche perché poi oltre a quell'aspetto lì si innesca anche il problema dell'insufficienza dei servizi, delle infrastrutture eccetera con i nuovi abitanti, a parte che tre quarti delle costruzioni che hanno fatto sono vuote, ma